Benissimo, buongiorno a tutti, sono contento di vedervi così numerosi in questo seminario, appunto che si inquadra nell'attività che la scuola di dottorato sta organizzando durante l'anno 2007. Il titolo è, secondo me, di assoluto interesse per quanto riguarda tutti i corsi di dottorato che coinvolgono, appunto, che sono coinvolti all'interno della scuola di dottorato, e do la parola a Giorgio Ficco, al collega Giorgio Ficco, per introdurre appunto il relatore. Allora, io introduco molto brevemente il professor Rossi, viene da Genova, è ordinario di due meccaniche termiche, dipartimento di meccanica, è una persona, un professore che lavora molto nel settore della metodologia e anche della metodologia legale. Abbiamo partecipato insieme a un PRIN sulla metodologia legale e sull'attuazione della direttiva MID. Quindi ha una grossa esperienza sulla teoria della misurazione. Lascio la parola a lui anche per approfondire, diciamo, la presentazione, dare qualche altro cenno e poi parlare proprio sull'argomento. Quindi buon lavoro. Grazie, buongiorno. Allora, oggi faremo una chiacchierata su questo argomento e proporrò una teoria probabilistica della misurazione, cioè una teoria che vorrebbe cercare di dare una visione d'insieme della misurazione in maniera del tutto indipendente da quello che noi vogliamo misurare, quindi dalla grandezza che ci interessa, e in qualche misura anche indipendente dall'ambito disciplinare nel quale ci troviamo. Voi credo siate tutti ingegneri o comunque di una scuola di ingegneria, quindi le misure che conoscete sono le misure in ambito fisico-ingegneristico. In realtà si compiono misure anche in altre scienze, per esempio la psicologia sperimentale, o in discipline comportamentali come la sociologia, l'economia. Allora, diciamo, la cosa che vogliamo fare oggi è cercare di proporre una visione della misurazione che sia un po' trasversale a tutti questi anche ambiti disciplinari. Allora, nella chiacchierata di oggi organizzerei queste parti. All'inizio vi presenterò alcuni problemi di carattere generale, appunto, che possono interessare alla misurazione, e poi vi passerò a presentarvi il cuore di questa teoria, che si divide in due parti: la scala di misura e il processo di misurazione, e alla fine darò qualche cenno su possibili applicazioni. Ecco, per quanto riguarda i problemi generali, allora ne nominerei tre, possiamo dire il problema della misurabilità, il problema della incertezza di misura e poi il problema, comunque l'aspetto, del sistema o strumento di misura. E cosa intendiamo quando parliamo di misurabilità? E quando parliamo di misurabilità vogliamo porci due domande di fondo: che cosa si può misurare, e, diciamo, strettamente collegata a questa, qual è il significato delle misure. Ora, questo tipo di problemi nascono proprio per la ragione che vi dicevo prima. Voi sapete, appunto, che le misure sono un elemento portante dello sviluppo della scienza moderna, quindi già dai tempi di Galileo, no, c'è questa forte sensibilità alla necessità di fare misure nell'ambito della fisica, delle scienze naturali. Però se arriviamo grosso modo all'Ottocento, altre discipline più giovani vogliono darsi una struttura scientifica, un applicare il metodo scientifico, quindi compiono misure. Penso soprattutto alla psicologia sperimentale, che proprio in quel periodo sviluppa i suoi metodi. Quindi verso la fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, la comunità scientifica si pone il problema, che appunto è scritto lì, che cosa si può realmente misurare, no? Noi siamo abbastanza tranquilli sul fatto che si possano misurare grandezze fisiche come conoscete bene, no? La lunghezza, la massa, però quando andiamo a considerare grandezze che coinvolgono la percezione, per esempio l'intensità di un suono così come la percepisce l'uomo, allora è ancora possibile parlare di misura? Questo è un po' il tipo di problema, no? Ebbene, questo poi è strettamente legato a
per esempio, dà una definizione di misura. No, se io sono in grado di dare una definizione di misura, probabilmente riuscirò anche a rispondere alla domanda che cosa si può misurare. Viceversa, se riesco a rispondere alla domanda che cosa si può misurare, implicitamente definisco che cos'è la misura. Vedete come questi problemi di fondo sono. Ecco, un punto, diciamo, nell'ambito di quel dibattito di cui facevo molto rapidamente cenno, un momento particolarmente significativo è stato questo, all'inizio, insomma, intorno al 1930, c'è questo problema della misurabilità alla comunità scientifica sono posto in maniera esplicita. E questa British Association for the Advancement of Science ha proprio costituito un comitato formato da fisici e da psicologi che avevano lo scopo, no, di riferire sulla possibilità di stime quantitative di eventi sensoriali, di vedere se riuscivano a trovarsi d'accordo sulla possibilità o meno di misurare eventi sensoriali. Bene, interessante notare che nel rapporto conclusivo prodotto circa 10 anni dopo, quindi sono lavorato parecchio, sono litigati parecchio, hanno concluso con un completo disaccordo. Questo è un dato interessante. Cioè, allora si è creata una frattura, no, che ancora oggi, diciamo, di cui ancora oggi sentiamo le conseguenze. Per cui, diciamo, in questi ambiti disciplinari le misure sono andate in parallelo, no? I psicologi hanno continuato a fare misure, ricerche interessanti sul profilo teorico, ma in maniera abbastanza indipendente da quello che si è stato fatto negli ambiti nostri, insomma, della fisica e dell'ingegneria. Questo secondo me è stato un problema, perché invece una maggiore interazione sarebbe stata di beneficio ad entrambi, diciamo, gli attori. Così non è stato. Bene, oggi queste cose, questo problema, no, della misurabilità e delle lunghezze diverse da quelle fisiche, sembra tornare di maggiore interesse. Ad esempio, recentemente ci sono stati due banchi della comunità europea, del filone NEST significa New Emerging Science and Technology, quindi uno dei filoni, secondo me, almeno più significativi della ricerca europea dell'ultimo programma quadro, cioè quello più proiettato verso il futuro. Bene, ha fatto due bandi dal titolo Imagining the Impossible, titolo un po' così, diciamo, pubblicistico, ma insomma l'idea è proprio andare a vedere se si possono misurare delle cose che normalmente la cui misurabilità non è scontata. E quindi, diciamo, ci sono dei problemi teorici, pratici ancora. Quindi questo è uno dei problemi di carattere generale, la misurabilità, che volevo così richiamare la vostra attenzione, perché poi le cose che noi diremo forse ci daranno qualche spunto, qualche idea, no, su come affrontare questo problema. Bene, il secondo grosso problema, o ambito di problemi, sicuramente voi, diciamo, che vi è stato sicuramente presentato, sul quale siete stati sicuramente sensibilizzati, è il problema dell'incertezza di misura. Questo a sua volta, diciamo, ha vari aspetti, per esempio la ricerca la classificazione, no, delle cause di incertezza di misura. Queste cause possono essere la variabilità di natura aleatoria, effetti sistematici, aspetti intrinseci alla misurazione di una certa grandezza e così via. Un'altra classe di temi riguarda come esprimere questa incertezza, no? Ci sono diverse misure di incertezza, incertezza standard, incertezza estesa, però si può pensare anche di lavorare in termini di distribuzione di probabilità, si può pensare di usare delle logiche diverse da quella probabilistica, come le logiche FALF, insomma, c'è il problema della effettiva valutazione pratica di questa incertezza, quindi con tutto quello che ciò comporta dal punto di vista anche della sperimentazione. E infine un altro tema è quando noi facciamo delle misure, siamo coscienti che queste sono affette da un certo grado di incertezza, riusciamo anche a quantificare questa incertezza, se poi prendiamo delle decisioni, che di solito succede, sulla base di queste misure, quali sono i rischi, no, che le nostre decisioni siano sbagliate a causa dell'incertezza. Questo è un altro ambito di questioni, insomma.
Infine, diciamo, terza classe di problemi di ordine generale che vorrei qui chiamare la vostra attenzione, questo magari non so se sia così chiaro che possa essere un problema, è quello del sistema di misura, sistema o strumento di misura, insomma, considero queste due espressioni come sinonimo. Beh, certamente questo è un problema, perché se ci colleghiamo al discorso che facciamo un attimo fa, cioè le misure in ambito fisico-ingegneristico rispetto a quelle delle scienze comportamentali, una delle differenze potrebbe essere proprio quella che nel primo caso usiamo uno strumento di misura, nel secondo no, o perlomeno non sempre lo usiamo. Dunque la domanda è necessario questo strumento di misura, e se necessario, comunque, diciamo, per rispondere a questa domanda dobbiamo darci una definizione di diamo per lo strumento di misura, ma cos'è che di un sistema fisico o meno ne fa uno strumento di misura, poi come caratterizzarlo magari dal punto di vista del modello. Ecco, questi sono un po' i tre problemi, diciamo, generali che volevo un po' presentarvi in introduzione, e adesso invece posso presentarvi la teoria di cui vi dicevo. Ecco, avete domande su questa prima parte? Uno vuole? Sono stato abbastanza chiaro, avete seguito il discorso? Va bene. Allora, questa teoria che vi presento si può molto bene dividere in due temi fondamentali: la scala di misura e poi il processo di misurazione. Cioè il processo che noi compiamo una volta che abbiamo già prima stabilito la scala di misura. Ecco, prima di iniziare a presentarvi questa teoria, vorrei chiedervi e chiedermi se serve secondo voi una teoria per la misurazione. Come lo pensate? Sentite la necessità di una teoria, oppure pensate che si possano compiere misure anche senza avere una teoria di riferimento? Ecco, allora, insomma, che cos'è una teoria? Uno può provare a dire che cos'è una teoria secondo lui o lei. Vabbè, allora provo a dirlo io. Io che cos'è una teoria lo direi così, insomma, con una metafora. Immaginiamo di dover visitare una città che non abbiamo mai visto. Allora, ci sono due modi, mi pare, per visitare una città. Uno è quello di entrare nella città e cominciare a percorrere le strade e muoversi per questa città. L'altro modo è quello di cercare un punto, se c'è, di cui c'è per esempio, andare un po' in alto, adesso un po' in alto, e da questo punto un po' più alto dare un'occhiata generale alla città. Cioè farsi un'idea d'insieme della città e magari, non so, prendersi un appunto, no? Disegnarsi una mappa. Dopodiché si può scendere nella città e grazie a questa idea che ci siamo fatti, a questa mappa che ci siamo disegnati, cominciare a girare avendo però, diciamo, a disposizione questa mappa. Ecco, la teoria è un po' questo, no? Cioè una visione d'insieme su un certo territorio che noi vogliamo in qualche modo percorrere. E lo scopo della teoria è quello di aiutarci a orientarci in questo territorio. Noi potremmo anche scegliere di non disporre di questa teoria, potremmo scegliere di affrontare la città direttamente mettendoci a camminare, e potrebbe essere anche una scelta valida, no? Potremmo certamente in questo camminare, camminando, trovare delle cose interessanti. Quindi non è detto che
il non usare una teoria, cioè non usare una visione d'insieme, ci precluda la possibilità di fare delle esperienze interessanti. Però forse non è, diciamo, il valore della teoria è che noi affrontiamo queste esperienze in modo più razionale, perché naturalmente il rischio, se noi ci mettiamo a camminare senza avere questa visione d'insieme, è che magari, se il nostro tempo è limitato, vediamo alcune cose, ma poi scopriamo che non abbiamo visto le cose che magari ci sarebbero interessate di più, ci sarebbero servite di più. Questo è un po' ciò che una teoria è, una visione d'insieme, e ciò a cui una teoria può servire, ad orientarci. Scusami, ti posso interrompere? Certo. Mentre parlavi mi veniva in mente il fatto che comunque, anche quando noi camminiamo, un modello visivo, diciamo, di ciò che ci sta intorno non l'abbiamo. Cioè, se noi non avessimo comunque, anche i modelli più semplici, di orientamento e di rappresentazione della realtà, di fatto non riusciremmo neanche a percorrere la strada, o sia diciamo, come esseri umani, quindi come essere pensati, ma anche che riescono a fare delle elaborazioni, delle mete elaborazioni, ma anche con gli animali, che hanno scritto nel DNA questo modello. Allora la domanda è certo che senza alcun modello, senza alcuna teoria, noi siamo in grado di rappresentare la realtà. Cioè, è una teoria più semplice, quella che magari quella che un uomo percorre senza mappa, senza un metamodello, però ha dei modelli più semplici che di volta in volta applica. Cosa ne pensi di questo? Senz'altro. No, io volevo in questo momento però evidenziare della teoria l'aspetto che mi permette di vedere tutto il territorio, questo è più o meno, no? Perché per esempio questa teoria si divide in due parti, uno potrebbe dire a me interessa solo la seconda, no? questo che volevo evidenziare. In realtà secondo me avendo lo sguardo insieme su tutto il territorio, io posso capire che anche se poi lavoro sulla seconda, ma avere qualche idea della prima mi può essere utile. Perché a volte noi purtroppo uno dei problemi, credo, no? della ricerca, ma anche del lavoro insomma, contemporaneo, è il trovare le informazioni. No? Noi siamo sommersi da informazioni, ma è terribilmente difficile orientarci in questo mare di informazioni. E se noi ci muoviamo a caso, sicuramente troveremo delle informazioni, ma rischiamo di fermarci a delle informazioni che non sono quelle che sarebbero state le migliori per noi. Per cui proprio perché siamo aggrediti da questo mare di informazioni, diventa paradossalmente ancora più importante cercare di avere delle visioni di insieme, perché il rischio di muoversi a caso può essere veramente un rischio di perdere del tempo e dell'energia. Ok, allora questi due aspetti, quindi li esamineremo nell'ordine, anzi magari sono abbastanza argomenti un po' corposi, devo dare una piccola sosta fra l'uno e l'altro. Quindi cominciamo a parlare della scala di misura. E la scala di misura è ciò che ci serve proprio per affrontare quelle due domande che vi ho già proposto prima, cioè che cosa si può misurare e quale il significato delle misure. Vedremo che ragionando su questa nozione di scala di misura otterremo delle indicazioni diciamo mirate a queste due domande. Allora, inizio con un esempio classico, devo dire che tutte le volte che lo propongo sono un po' in dubbio perché l'ho già raccontato tante volte che mi annoia. D'altra parte è talmente comodo, insomma, che è difficile trovare uno migliore, quindi così penso di usarlo anche questa volta. Allora, l'esempio, che ripeto solo lo scopo è di illustrare un concetto, quindi ha il pregio di essere molto semplice, è quello della scala di durezza dei minerali di Mohs proposta nel 1812. Conoscete già questo esempio? Forse sì. Rapidamente, uno dei pregi che si può presentare in luce, insomma, una cosa molto semplice. Ma l'idea è quella di trovare un sistema per misurare la durezza, no, di minerali allo stato naturale. Quindi, allora, vediamo quale potrebbe essere stato, no? La serie di passaggi logici seguiti da Mohs per proporre questa scala. Prima cosa da fare è la proprietà e la durezza, ma a quali oggetti si applica, quindi definire la classe degli oggetti. In questo caso sono i minerali di stato naturale. Questo passaggio, guardate che è molto importante, banalmente nel caso specifico se io
considerassi materiali artificiali, la scala di Mohs funzionerebbe molto meno bene perché ha una risoluzione insufficiente. Quindi se l'ambito è quello dei minerali a stato naturale, può essere, diciamo, una proposta accettabile. Quindi prima il messaggio è, quando definiamo la scala di misura, è importante definire la classe degli oggetti a cui si applica. Dopodiché dobbiamo definire questa durezza, in questo caso, e abbiamo bisogno di definirlo sulla base di una proprietà empirica, cioè una proprietà sperimentabile, osservabile, reale. E in questo caso è molto semplice, l'idea è quella di dire che il materiale a durezza maggiore di un altro si riesce a scalfirlo. È una cosa molto concreta, molto empirica. Questo permette di stabilire un ordine, no? Posso mettere minerali in ordine da quello che ha durezza minore, via via arrivando a quello che ha durezza maggiore. Allora, stabilito questo criterio, il passo successivo è costruire una serie di campioni che formeranno quello che chiameremo una scala di riferimento. In questo caso, diciamo, nel caso specifico, 10 minerali campioni che sono lì elencati, metallo, gesso, calcite, eccetera, sono in ordine da quello a durezza minore fino al diamante, che è quello a durezza maggiore. In ordine crescente di durezza, a questo punto si può assegnare una serie di numeri che caratterizza questa proprietà della durezza, ed è molto naturale proporre la serie di durezza 10. Stabilita la scala, diventa possibile realizzare la misurazione. Vedete, la scala è ciò che mi permette poi di fare la misurazione. E in che modo? Se adesso ho un minerale la cui durezza non conosco, vado a confrontarlo con la scala e fino ad individuare il campione che adesso è equivalente. Equivalente vuol dire che né è scalfito né riesce a scalfirlo, no? E vuol dire che ha lo stesso grado di durezza. Allora, a questo punto assegniamo all'oggetto incognito lo stesso numero del campione. Quindi se troviamo che il nostro oggetto è indifferente, se tu vuoi anche, no? Equivalente al campione numero 7, e gli assegneremo il valore di misura 7. Consentitemi di assumere che di trovare sempre un campione equivalente, questo non è vero nella realtà, ma permettetemi per ora di fare questa ipotesi. Bene, allora questo è, diciamo, l'esempio, diciamo, di riferimento, esempio molto semplice, ma che ci permette di introdurre la nozione di scala di misura, no? Questa serie di campioni che rappresentano i diversi significativi valori di durezza che posso incontrare nell'ambito di quella classe di oggetti. Chiaro questo esempio? Chiaro. Allora, vediamo se questo esempio ci aiuta a risolvere problemi che ci siamo posti, per esempio a dire qual è il significato della misura. Beh, diciamo che se usiamo questo procedimento possiamo dire che se due oggetti A e B hanno durezza MDA ed MDB, cosa succede? Succede quello che in formula è rappresentato qua. Cosa vuol dire questa formuletta? Allora, qui diciamo A maggiore o uguale B, vedete che quel maggiore o uguale è un po' diverso dal maggiore o uguale solito, perché si riferisce a una proprietà empirica, non è un maggiore o uguale fra numeri, ma vuol dire maggiore o uguale rispetto alla proprietà empirica della durezza, okay? Quindi uso un simbolo diverso per ricordarvi che non sto parlando di numeri, ma di proprietà empirica. Allora, se A è maggiore o uguale di B, succederà, applicando il procedimento che ho descritto, che la misura di A sarà corrispondentemente maggiore o uguale della misura di B. Questo direi che è abbastanza chiaro, succede così. Allora, possiamo dire che la relazione di ordine, diciamo ad ordinare appunto grazie alla durezza di minerali, la relazione di ordine che sussiste fra le misure corrisponde alla relazione di ordine empirico che sussiste fra gli oggetti. Vedete, quindi abbiamo mappato, se passate il termine, una proprietà empirica e una proprietà numerica. Questo è il significato della misura, cioè le misure riproducono in un dominio numerico le relazioni empiriche. Vedete come con questa nozione di scala, no, si riesce a dire in maniera che mi sembra abbastanza semplice e chiara cosa significa segnare delle misure. Ok?
chiaro. Diciamo, questa nozione di scala ci ha permesso di precisare il significato delle misure in maniera che sembra abbastanza semplice. È chiaro che io ho usato come esempio la scala della durezza di Mohs, ma questo vale per qualunque tipo di misura. Le misure riproducono sempre un dominio numerico le relazioni empiriche. Queste relazioni empiriche possono essere delle relazioni di ordine, ma potrebbero essere anche, come vedremo più avanti, delle relazioni di somma, nel caso delle masse, io posso sommare due masse mettendole insieme, e allora le misure ricondurranno a questa relazione di somma. Ragionando ancora un po' su questo significato della misura, possiamo osservare che la misura di un oggetto, dunque, ci dice come esso si pone rispetto a tutti gli altri oggetti della classe. Questo è interessante, no? Perché il tipo di informazione che ci dà la misura, appunto, riguarda la posizione dell'oggetto rispetto a tutti gli altri possibili oggetti. E io posso, diciamo, dire questo perché mi sono costruito la scala, perché la scala rappresenta bene la proprietà, e poi ho fatto il confronto con la scala. L'alternativa, se non avessi avuto questo intermediario, no, che è la scala, sarebbe stata quella di confrontare l'oggetto con tutti gli altri, no? Per sapere in che relazione è. Quindi vedete come è potente la misura, qualche modo, diciamo, di che comunicazione potente di informazione fa, grazie proprio a questa nozione di scala. Quindi, cercare di darvi un'idea di come questa nozione di scala sia veramente essenziale per capire cos'è la misura. Allora, sulla base di queste idee, no, è stata, diciamo, costruita una teoria, qui vi cito solo l'esistenza, che viene in generale chiamata, appunto, teoria o approccio rappresentazionale, perché appunto l'idea è questa, no? Le misure rappresentano le relazioni, questo si chiama rappresentazionale. Il testo forse, diciamo, più importante storicamente è questo, opera di quattro autori, Franz Liszt, Sachse, Twerdy. È un testo formato da tre corposi volumi che sono stati pubblicati nell'arco di vent'anni, dal 71 al 90, sempre degli stessi autori. Lì trovate un po' una summa di quelli. Poi è chiaro che si possono studiare, no, tutte le possibilità, no, di diversi tipi di scale, eccetera. Però a noi oggi basta cogliere via di fondo, i dettagli, però sappiate che, insomma, i dettagli esistono. E a questo diciamo, approccio corrisponde anche ad una definizione di misura che è stata, come dire, proposta di Finkelstein, non so se lo conoscete, uno dei maggiori esperti a livello internazionale di teorici della misurazione, è stato per molti anni della fondazione il chief editor della rivista Measurement, che è la principale, forse la principale rivista di misure del mondo. Allora, definisce la misura in questo modo: measurement, la misurazione, è il processo di assegnazione di simboli, lui dice, perché vuole essere generale, potete pensare ai numeri, questi simboli sono numeri, assegnazione empirica ed oggettiva di simboli ad attributi di oggetti o di eventi del mondo reale, in modo tale da rappresentarli, quindi l'idea che vi ho detto prima, questi numeri presentano, descrivono gli oggetti reali. In che modo? Perché fra i numeri noi riproduciamo le stesse relazioni, relazioni dello stesso tipo, di quelle che empiricamente sussistono fra gli oggetti. Questo è il significato di rappresentare o descrivere, no? Di riprodurre le stesse relazioni. Chiaro? Questo è un po' il nucleo, no? Il nocciolo, di questa teoria rappresentazionale, che si propone appunto di dare un significato preciso con tutte le sue necessarie apparati matematici, no? Negazioni, dimostrazioni, eccetera, ha questa idea di fondo di che cosa significhino le misure e poggia sulla nozione di scala. Ecco, allora che abbiamo introdotto così in maniera semplice questa nozione di scala, vale la pena di spendere qualche parola per adesso esplicitarla un po' meglio e anche formalizzarla un pochettino.
non vorrò essere particolarmente formale, però almeno qualche cosa in più devo dire. Allora, intanto possiamo, per capire meglio questa idea, tenere presente che la nozione di scala ha sia un significato generale che un significato specifico. Beh, il significato specifico è quello che in qualche modo vi ho già presentato, e cioè la scala può essere intesa come una serie di campioni della grandezza considerata. Qui abbiamo segnato il valore. Però alla parola scala si dà un significato più tecnico nella teoria rappresentazionale che è il significato generale, e cioè per scala si indica anche l'insieme delle condizioni che ci hanno permesso di costruire questa scala e quindi di rendere possibile la misurazione. Bisogna stare un attimo attenti al fatto che il termine scala ha questi due significati. Allora io magari chiamerò scala di riferimento quando ho serie di campioni, quando voglio fare riferimento al significato specifico. Quindi diciamo qualcosa di più sul significato generale. Il significato generale quindi di scala come insieme delle condizioni che rendono possibile costruire la scala di riferimento e quindi poi fare la misura comprende tre aspetti. Allora, intanto l'insieme degli oggetti e delle relazioni empiriche, quindi come vi dicevo devo individuare quali sono gli oggetti e quali sono le relazioni empiriche che sussistono fra questi oggetti. Caso della durezza di Mohs, una relazione di ordine debole, si dice ordine debole perché ci possono essere diversi oggetti che hanno la stessa posizione nell'ordine, questo significa debole, no? Questo si chiama tecnicamente sistema relazionale empirico. Poi devo prendere un insieme di numeri che godono delle stesse relazioni, in questo caso basta prendere il numero da 1 a 10 sui quali è definito un ordine allo stesso modo, no? E questo si chiama sistema relazionale numerico. Infine deve essere possibile assegnare agli oggetti dei numeri in modo tale che si riproducano le relazioni empiriche. Questo tecnicamente si esprime dicendo che esiste una funzione di misura che lega il sistema relazionale empirico e il sistema relazionale numerico. Questo è un po', diciamo, una formalizzazione delle condizioni che rendono possibile la misurazione, che tecnicamente si dice che esiste una scala quando esistono queste condizioni. Ecco, a questo punto, se questo approccio vi può sembrare ragionevole, si pone però un problema. Quali relazioni empiriche? Cioè, va bene qualunque tipo di relazione? Oppure ci sono delle relazioni privilegiate che ci permettono di parlare di misura e altre invece, diciamo così, di serie B o di serie C che non ci permettono di parlare di misura. E questo, diciamo, è uno dei temi su cui si è svolto quel particolare dibattito storico di cui vi facevo cenno prima. No? Non tutti sono d'accordo, nemmeno oggi, su quali relazioni empiriche noi dobbiamo richiedere per poter parlare realmente di misura. E allora, senza farla finire tanto lunga, vi dico quali sono, diciamo, le classi delle relazioni empiriche più importanti che si possono considerare, anche se naturalmente non tutti sono d'accordo che tutte queste possono dar luogo a misura. Allora, quella di cui vi parlavo è un sistema empirico di ordine e quindi a cui corrisponde una scala ordinale. Quello dell'esempio della durezza di Mohs. Se prendiamo le misure classiche della fisica, per esempio lunghezza, massa, ecco, queste hanno un sistema di relazione empirico molto più ricco, perché appartiene a questo sistema anche la possibilità di realizzare delle somme. Se dobbiamo sommare le masse, dobbiamo sommare le lunghezze, e questa, diciamo, è una proprietà estremamente importante, empirica. E allora questo dà luogo ad una scala molto più potente di quelle precedenti, che chiamiamo scala di rapporti. Su queste scale ha senso parlare anche di rapporti. Noi possiamo dire che una massa è il doppio di un'altra, mentre non possiamo dire che una durezza Mohs è il doppio di un'altra, perché al di là dell'ordine noi non avremo nessun'altra proprietà empirica su quella scala.
fra queste due ce n'è un'altra di mezzo che si chiama scala intervallare, pensate alle misure di temperatura su scale Celsius o Fahrenheit, dove in realtà potete fissare arbitrariamente uno zero e poi delle variazioni. E poi c'è una scala più debole di tutti, che è la scala nominale, nella quale si possono solo distinguere oggetti diversi. Ecco, queste sono un po', diciamo, le principali classi di relazioni empiriche che si possono considerare. E le posizioni sono diverse, c'è chi dice che solo queste possono diciamo, essere chiamate a pieno titolo misure, altri che si spingono alle differenze, altri che si spingono alle ordinali, pochi che accettano anche le nominali. Però al di là di questo non voglio entrare in questo tipo di dibattito, ma solo dire che in ogni caso, sia che noi siamo d'accordo di avere una visione più ampia o più ristretta, comunque questo approccio alla rappresentazione ci consente di chiarire i termini del discorso, cioè dire di che cosa stiamo realmente parlando. Ecco, allora, devo forse cercare di abbreviarlo. Ecco, volevo solo darvi un cenno, l'argomento purtroppo è annoso. Volevo solo darvi un cenno allora in che cosa consista questo, che cosa ci dice in modo un pochino più esplicito questo approccio rappresentazionale per i diversi tipi di scale. Per ciascuna scala che cosa ci dice questa teoria? Vi parlerò solo della scala ordinale perché è relativamente semplice, ma cose simili ce le dice anche per le altre scale. Allora intanto ci presenta un teorema della rappresentazione, quello che abbiamo già incontrato prima, ci dice che il significato delle misure è proprio di riprodurre la relazione empirica, in questo caso in una sola, nel dominio numerico. Quindi il teorema della rappresentazione si presenta così: una certa relazione empirica e il suo corrispondente numerico è una doppia implicazione tra queste due. Quindi se c'è la relazione empirica riesco a costruire la relazione numerica, dalla relazione numerica riesco a inferire l'esistenza della relazione. E diciamo questo è possibile, questo è un teorema, quindi si dimostra, ed è dimostrato e si può dimostrare sulla base delle proprietà delle relazioni empiriche. Per esempio nel nostro caso, trattandosi di una relazione di ordine, le proprietà empiriche sono la completezza, cioè qualunque coppia di oggetti può essere confrontata, e la transitività. Quindi se A è maggiore uguale a B, non è maggiore uguale a C, allora deve succedere che A è maggiore uguale a C. Allora se sono varie queste proprietà si dimostra il teorema della rappresentazione. Negli altri casi succedono cose simili, no? Si esplicitano le proprietà delle relazioni empiriche e sulla base di queste si dimostra il teorema della rappresentazione. Salto la dimostrazione. C'è un secondo aspetto della scala che è importante. Il primo è il teorema della rappresentazione. Il secondo è la classe delle trasformazioni ammissibili. No? Cosa vuol dire trasformazione ammissibile? Vuol dire quelle trasformazioni che lasciano invariate le proprietà della scala. Quella che voi conoscete sicuramente è la trasformazione che si applica in scala di rapporti, che è il cambio di unità di misura. No? Cambiare unità di misura per le masse o per le lunghezze non cambia la proprietà della scala. L'unità di misura è arbitraria, si può scegliere una piuttosto che un'altra. Allora, in questo caso la trasformazione che applichiamo quando cambiamo di misura, quando cambiamo unità di misura, è moltiplicare per una costante positiva. Questa trasformazione si chiama similitudine. Nel caso di scala di intervalli, pensate appunto all'esempio delle temperature Celsius piuttosto che Fahrenheit, le trasformazioni in questo caso sono di tipo, sono trasformazioni lineari positive, quindi qui devo cambiare lo zero e poi cambiare lo. Nel caso delle scale ordinali vanno bene trasformazioni purché siano monotone crescenti, cioè mantengano l'ordine. Nel caso delle scale nominali vanno bene trasformazioni purché siano biuniproche. Quindi questo è un altro aspetto, diciamo, dell'atelier rappresentazionale, è precisare per ciascun tipo di scala quali sono le trasformazioni ammissibili.
E questo, diciamo, viene esplicitato in una serie di risultati che si chiamano teoremi di univocità, uniqueness. L'univocità è legata al significato delle misure, l'esempio che vi facevo prima, no? Noi possiamo parlare di rapporti solo in una scala di rapporti, perché è solo lì che se io applico una trasformazione ammissibile, cioè un cambio di unità, non cambia il rapporto. Negli altri casi non posso, perché se io applico la trasformazione ammissibile, il rapporto cambia. Quindi, le misure hanno significato, in inglese a meaningful, scala meaningfulness in questo aspetto, solo quelle affermazioni il cui carattere di verità o falsità non è alterato da trasformazione ammissibile. Quindi la teoria delle trasformazioni ammissibili ci permette di essere espliciti su quello che è il significato delle misure. E quindi, diciamo, riprendendo la classificazione che facevo prima di quelle quattro scale, per ciascuna di esse abbiamo, un teorema della rappresentazione e una classe delle trasformazioni ammissibili. Okay? Ecco, vi è stato distribuito un copia di un articolo nel quale trovate la dimostrazione dei vari teoremi per questo tipo di scala a partire dall'ordinale in su, quindi io naturalmente non mi soffermo su questi dettagli, che però trovate, per chi ne avesse piacere, trovate sull'articolo. Qui basta evidenziarvi solo le idee di fondo. Salto anche questo. Ecco, bene, fino a questo punto vi ho parlato della nozione di scala come nozione che ci permette di chiarire il significato delle misure. Però vi ho parlato in termini, diciamo così, deterministici, cioè, non dire deterministici, vuol dire che io ho immaginato che per ogni coppia di oggetti fosse definita in maniera sicura nella relazione che c'è tra di essi. Okay? Beh, questo, diciamo, è vero nella misura ideale, no? Se le misure fossero ideali succederebbe veramente così. In realtà le misure ideali sono appunto immerse nell'incertezza, come penso tutti voi sappiate, e allora a questo punto, diciamo, questa teoria che pur ci serve a chiarire il significato delle misure non è adeguata a spiegare che cosa, come realmente si comportano gli oggetti, le cose. E allora è necessario passare a una formulazione probabilistica, che è quello che adesso cercherò rapidamente di presentare. Quindi tutta questa teoria della scala di misura può essere riformulata in termini probabilistici. A questo punto non è più una descrizione della misura ideale, ma diventa una descrizione del concetto di scala per misure reali. Come si fa a fare questo? Non è facile fare questo, tanto è vero che questa formulazione probabilistica è recente, credo che, diciamo, nel modo esplicito in cui la trovate, l'articolo che vi ho dato compaia lì per la prima volta. In realtà io mi sono, dal punto di vista strettamente matematico, avvalso di risultati che sono stati pubblicati, ma comunque abbastanza recentemente, sul Journal of Mathematical Psychology, che riguardano questa nozione importante, la nozione di relazione probabilistica. Ecco, se voi sfogliate un qualunque testo di teoria della probabilità, non la trovate questa nozione, o se la trovate vi prego di segnalarmi su quale testo l'avete trovata, che questa nozione non è, non fa parte delle nozioni classiche della teoria della probabilità. Le nozioni classiche di teoria della probabilità riguardano le variabili aleatorie, le probabilità di distribuzione di valori, ma non probabilità di relazioni, sono una cosa completamente diversa. A noi interessano probabilità del tipo, definire la probabilità che A sia maggiore di B, cioè probabilità di una relazione, non del fatto che A valga 5, probabilità di un valore. La probabilità di un valore è classica, la probabilità di una relazione no. Voglio solo darvi un'idea, attraverso un esempio, di come si possa arrivare a questa nozione.
forse la cosa più semplice è ragionare su un esempio. Allora, questo è l'esempio più semplice che sono riuscito ad immaginare. Immaginiamo di avere un insieme di oggetti, la partenza è sempre quella, è l'insieme degli oggetti, formato da soli tre elementi, A, B e C. Allora, a questo punto, in un caso deterministico, se siamo in un contesto ordinale, lì su questi tre oggetti sarà definito un ordine debole. Per esempio, A maggiore di B maggiore di C, oppure un altro. A maggiore di C maggiore di B, oppure questo, vedete, A, questo simbolo significa equivalente, quindi A equivalente a B, ed entrambi maggiore di C. Ok? Quindi in un contesto deterministico una sola di queste linee è verificata. Questo significa contesto deterministico. Allora, come possiamo invece immaginare e formalizzare un contesto probabilistico? In questo modo, scriviamo tutti i possibili ordini deboli che posso stabilire su tre elementi che sono quelli elencati qua. D'accordo? E a questo punto non chiedo più che solo uno di questi sia valido, ma ammetto che più di questi possano essere, più di uno di questi possa essere valido con un certo grado di probabilità. Ecco la nozione di relazione probabilistica. Considerare le diverse possibili relazioni su un insieme e caratterizzarle con una distribuzione di probabilità. È l'uovo di Colombo, però diciamo che io sappia, è il primo lavoro veramente significativo che ha formalizzato queste idee del 1996, citato sul vostro articolo ad opera di un certo Regan Vetter. Quindi vuol dire che non è stata diciamo l'acquisizione di tutte le evidenze. Quindi per esempio posso fare così, questo è un esempio numerico, mi sono divertito ad assegnare delle probabilità a questi ordini, naturalmente alcune possono essere zero, però diciamo la condizione per essere in un contesto probabilistico è che più di una abbia una probabilità diversa da zero. La somma di queste probabilità naturalmente deve dare 1. E questo diciamo è un esempio di relazione probabilistica. Ad esempio, come me la sono immaginata, come mi ha segnato questo numero, questo criterio, no? Qualitativamente ho fatto in modo che A fosse di genere maggiore sia di B che di C e B e C fossero equivalenti, no? Quindi andate a vedere le assegnazioni. Questa in cui A è maggiore di B e C ha la probabilità relativamente elevata, così come questa. Questa invece in cui B è inferiore, A è inferiore a B, è di probabilità zero. No? Poi per dire che il ruolo di B e C è lo stesso, qui ho scambiato B e C e la probabilità è la stessa. No? Quindi evidentemente l'idea che ho fatto di fare questo esempio è che B e C fossero scambiabili tra loro. Bene, allora, da quella distribuzione di probabilità diventa definita la probabilità di A maggiore di B, che è quello a cui dobbiamo arrivare. Che probabilità c'è che A sia maggiore di B? Ecco, per calcolare questa probabilità io vado nella tabella di prima, vado a vedere tutti i casi, tutti gli ordinamenti in cui A era maggiore di B e faccio la somma. Se non ho sbagliato, questo succede nell'1, nel 2, nel 9, nel 10. Allora faccio la somma di queste probabilità. Con quella distribuzione di probabilità sono in grado di dare un significato a quello che mi serve, cioè la probabilità della singola specifica relazione fra due elementi. Guardate, è una cosa diciamo semplicissima una volta che l'ha capita, qualcuno l'articolatore gliela raccontata, ma tutt'altro che facile da storicamente, tutt'altro che facile da bene, a questo punto il mio scopo è quello di arrivare e si arriva, trovate la dimostrazione sull'articolo. Vi ricordate? In senso deterministico hanno scritto A maggiore o uguale a B se e solo se la misura di A maggiore o uguale alla misura di B.
Adesso a ciascun elemento non sono più in grado di assegnare un valore univoco, ma ciascun elemento, A o B o C, assegnerò una variabile aleatoria. Sapete cos'è una variabile aleatoria, no? La variabile aleatoria vuol dire che quell'elemento, la misura di quell'elemento, può assumere diversi valori con una distribuzione di probabilità. Ci saranno dei valori più probabili, dei valori possibili con probabilità zero, dei valori meno probabili. Una distribuzione di probabilità sui possibili valori. Ebbene, il teorema della rappresentazione in termini probabilistici diventa la probabilità che A sia empiricamente maggiore di B, che al significato che abbiamo visto prima, no? Cioè la probabilità che si verifichi uno dei possibili ordinamenti in cui questa è vera, questa probabilità è uguale alla probabilità che le variabili aleatorie che io associo ad A e B risultino l'una maggiore o uguale dell'altra. Anche questo direi che come risultato finale, diciamo, è abbastanza, dovrebbe essere apparire abbastanza chiaro, no? Non sono più in grado di dire che io ho la certezza, no? Che ad A maggiore di B corrisponde a di A maggiore di B. Però, diciamo, le probabilità che si abbia una relazione di un certo tipo empiricamente è uguale alla probabilità che si abbia un'analoga rappresentazione. In termini numerici, questo mi pare che rispecchi, mantenga il significato di misura, ma rimuova l'idealità della misura ideale, insomma, quindi sia adattabile alla situazione che abbiamo. Per visualizzare questa idea, pensate, no, a due oggetti che siano, per esempio, due blocchetti piano paralleli, due masse che siano molto simili fra loro, no? Quasi uguali, no? Voi non riuscite a vedere la differenza. Allora usate un comparatore per confrontarli, ma la differenza, se c'è fra questi due blocchetti, è dell'ordine di grandezza, è confrontabile con l'incertezza del comparatore. Allora fate delle osservazioni diverse, in alcuni casi troverete che A è maggiore di B, in altri casi troverete che B è maggiore di A, a causa dell'incertezza, della variabilità del comparatore. L'unica cosa che potete dire in questa situazione è vedere se è maggiore la probabilità che A sia maggiore di B oppure è l'opposto. Quindi cade, diciamo, la nozione deterministica di A maggiore di B e viene rimpiazzata dalla nozione probabilistica è più probabile che A risulti maggiore di B. Cioè, io ho fatto le osservazioni col comparatore, ho fatto 100 osservazioni, dico un numero rotondo, in 63 casi ho visto che risultava A maggiore di B, nei restanti B maggiore di A, dunque concludo che probabilisticamente posso considerare A maggiore di B. Quindi questa è, diciamo, la traduzione in termini probabilistici di una relazione che non possiamo più in generale considerare. Qui ho fatto poi un esempio numerico che vi dà anche un po' l'idea, naturalmente il teorema è dimostrato, io non ho trovato la dimostrazione sull'articolo, vi do un'idea di come si arriva a questo teorema in pochi minuti. Ecco, l'idea è un po' questa, no? Ripreso l'esempio di prima, allora, si fa così, se vale il primo ordinamento, una serie di valori che va bene è quella lì, no? Cioè se A è maggiore di B è maggiore di C, allora io posso dare 3 ad A, 2 a B e 1 a C. E quella serie di valori alle variabili aleatorie va bene se è vero il primo. Poi guardiamo il secondo, se è vero il secondo va bene l'assegnazione 3, 1, 2, no? Dove ho scambiato A B e così via, no? Quindi per ciascuno ordinamento empirico c'è un'assegnazione di valori alle variabili A, XA, XB, XC. Vedete che XA assume sempre lo stesso valore, può assumere tutti i valori 1, 2, 3, così via anche B e anche C. Allora, però questa assegnazione di valori corrisponde a questa probabilità a questo punto. Allora, facendo questo trucco, se volete, cioè assegno, considero per ogni ordinamento empirico un'assegnazione di valori che vada bene e do la stessa probabilità all'ordinamento empirico e all'assegnazione di valori. In questo modo si costruisce e dimostra il teorema. Per esempio, a questo punto le
tre variabili aleatorie, x, a, x, b, x, g, tutte e tre hanno valori possibili 1, 2, 3 e queste sono le loro probabilità. Vedete che a, che è il maggiore di tutti gli altri, ha come valore più probabile 2, poi subito dopo 3 ed è estremamente probabile, improbabile che abbia valore 1, gli altri invece che sono inferiori ad A hanno più probabili valori bassi, quindi 1 e 2, e questi due che abbiamo detto, abbiamo segnato le probabilità in modo che fossero equivalenti, hanno effettivamente la stessa distribuzione di probabilità. Quindi questo vi dà un'idea, questo esempio così semplice, di qual è il risultato finale, cioè per ogni oggetto sia una distribuzione, sia una variabile aleatoria, cioè una serie di possibili valori con una distribuzione di probabilità, e questi valori sono tali che le probabilità dei valori corrispondono alle probabilità di più. Questa diciamo è la serie delle, dei teoremi della rappresentazione probabilistici che trovate per i tre tipi di scala ordinale, intervallare, dei rapporti. Naturalmente l'idea è la stessa, la complessità è maggiore. Concludiamo questa parte sulla scala. Allora, mi pare di poter concludere che il concetto di scala è essenziale per definire la misura e la costruzione di una scala di riferimento è il primo passo per effettuare la misurazione. Nella parte successiva vedremo come si fa a fare la misurazione una volta che abbiamo stabilito la scala. È possibile definire la scala in termini probabilistici grazie alla nozione di relazione probabilistica che permette di tener conto delle incertezze inerenti alle relazioni di tipo. Questa è una sintesi, diciamo, di qualche punto di vista. Allora, a questo punto, se avete delle domande, se no faremo un breve intervallo e nella seconda parte trattiamo un secondo argomento, cioè il processo di misurazione, cioè come si può fare una misura avendo preventivamente definito la scala di riferimento. Prego. Forse dico una cosa banale, ma allora quindi questo approccio probabilistico consentirebbe anche di poter valutare la bontà o meno di un sistema di misurazione in pratica. Beh, diciamo che, andando un po' per assurdo forse, ma. Ma diciamo che tutta questa teoria probabilistica può servire da guida per le valutazioni di incertezza. Adesso alla fine cercherò di dare un'idea, però diciamo per fare questo. In generale serve sia la nozione di scala che la nozione di processo che utilizzerò dopo. È il complesso di queste due nozioni che assieme formano l'intera teoria e che quindi possono servire da guida nella valutazione dell'incertezza. Su questo argomento, se vuole, tornerei alla fine dopo che ho presentato anche la seconda parte. Questa parte da sola non basta in generale per arrivare ad una valutazione di incertezza. Sono le domande? Avevo una domanda intanto sulle possibili scariche deterministiche, su quella che tu mettevi dopo l'ordinale, era la lineare? Che ovviamente utilizziamo per la temperatura. Ecco, questo è un po' lo schema. Ecco, per quello che riguarda l'intervallare, quindi quella che normalmente utilizziamo sulla temperatura, quando facevi l'esempio sulla variazione della scala eccetera, avevo un dubbio, cioè noi normalmente lì non sempre abbiamo soltanto la necessità di cambiare lo zero oltre che l'unità, ma talvolta non essendo lineare il rapporto finiamo per avere problemi tra cambi di scala in cui la relazione empirica è non lineare. Spiego meglio, sulla termometria è un classico non avere una scala lineare ma una scala o parabolica o addirittura ancora più complessa. Lì di fatto abbiamo problemi di questo tipo. Questo si inquadra perfettamente. Allora, questa teoria vuol dire che due scale. È una linearità nei coefficienti, non nella relazione, questo adesso provo a dire così, vediamo se subisco tutto. Allora, questa teoria vuol dire che due scale sono fra loro equivalenti se e solo se si passa da l'una all'altra attraverso una relazione di questo tipo. Quindi, se la relazione invece è non lineare, vuol dire che per renderla equivalente devo fare una linearizzazione.
è un modo diverso per dire quello che hai detto. Cioè è la trasformazione non lineare che viene chiamata anche, cioè l'applicazione dell'inverso, prendiamo ad esempio del termocopio, no? L'applicazione dell'inverso della trasformazione diretta che è non lineare è quello che permette di rendere la termocopio uno strumento adatto a fare una misura di temperatura. Come viene chiamata questa operazione? Anche linearizzazione delle termocopie, proprio per questo, cioè io ho bisogno di fare in modo che due scale, affinché due scale siano equivalenti, la relazione che le leghi sia di tipo lineare. Se fisicamente il fenomeno fisico che io utilizzo non è lineare, devo decidere quale riportare all'altra, no? Potrei decidere per esempio che io costruisco una scala di temperature sulla base di una legge delle termocoppie, allora dovrei paradossalmente correggere la mia scala per renderla conforme. Quindi l'intervallare consiste proprio nell'andare a linearizzare qualcosa che potrebbe, esatto, diciamo, fisicamente non perché essere. Perché in realtà, diciamo, quel tipo di scala lì rappresenta delle relazioni empiriche che sono l'ordine sicuramente, ma anche l'ordine fra le differenze. Cioè la relazione empirica è che io riesco a confrontare fra loro anche gli intervalli di temperatura e a metterli in ordine. Questo è il contenuto empirico che io devo trasferire. Se questo è il contenuto empirico che devo trasferire, la classe di trasformazione emissiva è di questo tipo, perché è quella che corrisponde a questo punto. Se non abuso della tua pazienza di vedere, avevo anche un'altra domanda. Mi venivano in mente, diciamo, tutti gli esempi che hai fatto, ovviamente anche per questione di semplicità, sono esempi, diciamo, in cui c'è una proprietà che andiamo a misurare. Molto spesso su proprietà complesse in cui ci sono diversi aspetti che misuriamo, è difficile creare queste, diciamo, relazioni di questo tipo. Penso per esempio a benessere, cioè normalmente se io ho un benessere, diciamo, un termico in cui la scala, diciamo, la definizione di scala già è molto molto complessa, magari forse, diciamo, al termine diciamo, del dibattito poi mi farebbe piacere, diciamo, anche approfondire questi aspetti. Ma quando dicevo ci sono la parte di benessere acustico, visivo, termico, eccetera, alcuni aspetti influenzano un altro, oppure anche nel colore, cioè quando andiamo sul colore è difficile praticamente dire per due persone se stiamo sul giallo o sul verde, qualcuno dice giallo e qualcuno dice verde, perché ho tre cromie che vado a mettere insieme perché il nostro organismo è fatto in questo modo. Allora mi domando, su problemi di questo tipo in cui ci sono n dimensioni multidimensionali e talvolta il risultato di misura è condizionato dal risultato su, diciamo, su una dimensione condiziona un'altra, non c'è un risultato univoco, l'approccio deterministico è perseguibile? Ci sono teorie deterministiche che approfondiscono questi aspetti? L'approccio probabilistico sì, sicuramente, ma l'approccio deterministico? Ma io sono sostenitore dell'approccio probabilistico. Spezzare le branche a favore di quello deterministico. Perché non mi ritrovo su nessuna di questi tipi di scale, su queste, diciamo. No, un momento, però, diciamo, a livello di classificare le scale, allora, attenzione, quello che importa, perché qui entriamo nel problema, diciamo, ovviamente complesso, da un lato delle misure derivate, no? Che io ho evitato accuratamente, ma avrei potuto parlare anche in ambito fisico di misure derivate, no? Sì. Però chiaro, questo mi apre tutto un mondo. Peraltro ancora largamente da esplorare, oppure ancora più in generale si parla in questo caso di conjoint measurement, cioè di misure congiunte, dove gli attributi sono vettoriali, quindi, diciamo, lo strumento è che a questo punto io ho un vettore, no, di proprietà empiriche. Tieni presente però che quello che conta alla fine è, diciamo, l'effetto globale di questo vettore di proprietà. E quindi ancora per l'effetto globale si può fare un ragionamento di questo tipo, cioè rispetto al comfort, questo comfort, beh, io in generale mi accontenterei già che fosse lineare, cioè riuscire a stabilire dei gradi di comfort, dopodiché riesco a misurare anche una distanza fra un grado e l'altro, se riesco a fare questo allora arrivo all'intervallare, e se riesco a stabilire uno zero assoluto, cosa che comfort magari non è facile, ma se penso, si potrebbero fare gli altri esempi, ma comunque se riesco a stabilire uno zero assoluto, cioè se esiste uno zero comfort, allora riesco a arrivare a una scala di rapporti. L'idea è questa.
cioè diciamo questa classificazione di scale vige ancora per ciò che riguarda l'effetto complessivo finale, che poi in realtà è la cosa che mi interessa migliorare. Naturalmente entra in gioco poi il problema di come costruire questa scala finale partendo dalle scale delle singole, dei singoli aspetti. Questo è un problema però simile al problema della misura derivata, no? Non è, diciamo concettualmente non è molto diverso dal da definire una densità come rapporto fra massa e volume. Però con una grossa differenza che mentre lì abbiamo delle leggi fisiche, qui spesso l'approccio è empirico, quindi ovviamente diciamo, viene naturale lavorare subito in termini probabilistico-statistici. Però diciamo, la struttura di fondo comunque si può vedere diciamo, semplicemente in questo modo. Anche in quel caso lì io ho necessità di arrivare ad una caratteristica finale, che sarà funzione di altro, ma comunque sarà una caratteristica finale, per questa caratteristica finale posso fare un ragionamento di classificazione. Abbiamo visto che per fare una misura abbiamo necessità innanzitutto di, se vogliamo, verificare che esista la scala nel senso generale del termine, cioè esistano le condizioni per, no? E poi anche costruire la scala di riferimento, quindi il senso specifico della parola scala. Allora, supponiamo di avere che esistano le condizioni generali e di aver costruito la nostra scala di riferimento. A questo punto dobbiamo fare le misure, quindi abbiamo bisogno di qualcos'altro che ci permetta, dato un oggetto incognito, di assegnargli la misura rispetto alla scala predefinita. Bene, allora mettiamoci proprio in questo ordine di idee. Quindi le domande che adesso vogliamo affrontare sono: come si ottiene una misura data la scala di riferimento? E allora la risposta sarà utilizzando un sistema o strumento di misura. Queste due espressioni per me sono equivalenti, ovvero l'una o l'altra. E a questo punto però dobbiamo chiarirci che cosa realmente è uno strumento di misura, perché non ci basta dire che non so, un dispositivo fisico. Dobbiamo capire bene perché lo strumento di misura ci permette di fare quello che noi vogliamo fare, in definitiva assegnare delle misure che siano in accordo con quella scala. Allora, a questo proposito, anche qui cerco di presentare queste cose come degli esempi che sono molto semplificati naturalmente rispetto a questo, capito, rispetto alla realtà effettiva sperimentale, però degli esempi diciamo di ordine logico. Ci sono due metodi fondamentali, come più facilmente ci si rende conto. La prima idea è quella di confrontare direttamente l'oggetto con la scala, quello di cui abbiamo parlato quando abbiamo introdotto le misure secondo il procedimento di Moss. No? Cosa diceva Moss di fare? Generale incognito, lo confrontate con la scala, trovate l'elemento della scala equivalente e gli assegnate la stessa misura. Quindi, la prima strategia è il confronto diretto con la scala di riferimento mediante un qualche cosa che voglio lasciare indeterminato e che chiamerò comparatore, perché questo oggetto, questo intermediario, ha proprio lo scopo di comparare, di confrontare l'oggetto con la scala. Nel caso delle masse non può pensare ad una bilancia, ma che permette di confrontare l'oggetto incognito A con gli elementi della scala fino ad individuare un elemento che ho chiamato S in cui la bilancia sta in equilibrio e quindi mi permette di dire che sono equivalenti. Quindi equivalenza nel caso delle masse vuol dire equilibrio realizzato con una bilancia della C uguale, per esempio. Qui c'è un piccolo problema. Questo è, supponiamo che il confronto risulti, manca una frase, manca una riga, la riga sarebbe A equivalente ad S, empiricamente equivalente ad S, cioè vuol dire che sono in equilibrio. Allora, se chiamo X la misura di S, assegnerò ad A la misura X, cioè la misura di S. L'altra alternativa è quella che possiamo chiamare metodo indiretto, cioè la misura mediante uno strumento tarato. Qui facciamo un esempio semplice, intuitivo della massa. Abbiamo uno strumento che è il principio, naturalmente sono esempi
ultra semplificanti, una molla lineare che a causa del campo gravitazionale, nel momento che io applico una massa, si deforma, questa deformazione è proporzionale alla massa applicata. Quindi la taro con un campione S0 e una volta tarata, questa mi permette di fare la misura di A. In che modo? Allora, il procedimento di taratura è molto intuitivo, però cerco un attimo a esplicitare perché mi può servire poi per i ragionamenti che farò fra un attimo. Quindi se poniamo Y, cioè lo spostamento uguale a 0 in assenza di massa, e Y0 quando ho applicato il campione S0, il cui valore è X con 0, allora la caratteristica, ho caratterizzato il mio sistema e attraverso una funzione che chiamerò funzione di taratura, e il mio sistema si comporta in questo modo: Y, cioè lo spostamento, è proporzionale alla massa X attraverso questa relazione, dove questa relazione la conosco grazie alla taratura. Anche se scriverò Y uguale a KX, K è la sensibilità del mio strumento che ho ottenuto mediante taratura. Mi soffermo su queste cose perché penso che le sappiate tutti, no? Quindi l'idea è: utilizzo uno strumento tarato. Allora, se seguo questo procedimento, qui bisogna cercare, come dire, sono cose che magari siete abituati a fare tutti i giorni, però cerchiamo di entrare un po' dentro, no, queste cose, e scomponiamo questa operazione che facciamo magari di routine nelle sue fasi. Allora, la misurazione possiamo vederla distinta in due fasi: una fase di osservazione nella quale il sistema di misura, ricevendo l'ingresso del misurando, quindi la massa incognita nel nostro esempio, produce un'indicazione dello spostamento. Allora io prendo atto di questo e mi scrivo da qualche parte lo spostamento e passo ad una seconda fase che chiamo restituzione. Sulla base dell'indicazione strumentale, siccome conosco la funzione caratteristica, riesco ad attribuire un valore di misura. Questa divisione può sembrare un pochettino artificiosa, ma consentitemi di farla perché è utile. Quindi allora dividiamo il processo di misurazione in due fasi: una fase prettamente empirica, l'osservazione, e una fase che non è più empirica, è una elaborazione, che chiamiamo restituzione. Okay? La ripeto, l'osservazione, presento l'oggetto A, lo strumento di misura, ottengo l'indicazione Y e il legame che c'è è Y uguale a KX. Quindi questa equazione, così semplice, descrive la fase di osservazione. Quindi la relazione che descrive la fase di osservazione è una relazione ingresso-uscita, dove l'ingresso è X e l'uscita è Y. L'ingresso è l'oggetto che voglio misurare, l'uscita è l'indicazione strumentale Y. La restituzione è quella fase in cui sulla base dell'indicazione Y e utilizzando la funzione di osservazione precedentemente determinata in temperatura, assegno all'oggetto il valore di misura. Quindi il valore di misura finito con X cappello è uguale a 1 su K per Y. Quindi faccio questa semplicissima elaborazione. A questo punto la misurazione è la concatenazione di queste due operazioni. E quindi, nel nostro semplicissimo esempio, il risultato finale, x con cappello x stimato, è uguale a 1 su KY, dove Y è un'indicazione strumentale, ma Y è uguale a KX, quindi componendo queste due operazioni, trovo che x stimato è il valore di misura, è uguale ad x. Ovvio, perché stiamo parlando di una misura ideale, no? Quindi una misura ideale, il valore di misura x stimato è proprio uguale al valore di misura di x. Sto descrivendo un modello ideale, come ho fatto prima, poi lo farò diventare, ripresentandolo in termini probabilistici, un modello più realistico. È chiaro questo ragionamento, adesso che siamo molto semplici, però ho bisogno di partire da questo ragionamento semplice per poi fare il salto di qualità. Allora, ripeto tutto quello che ho detto, avete pazienza se insisto, ma ho bisogno che queste fasi siano ben chiare perché mi servono per la fase successiva, il passaggio successivo. Quindi ho una fase di osservazione descritta un pochino, in modo un po' più generale dall'equazione Y uguale a F di X. X è il valore di misura, Y è l'indicatore, è l'indicazione strumentale.
La restituzione non è nient'altro che l'inversione dell'osservazione, dove assegno il valore di misura x stimato applicando la trasformazione inversa della trasformazione di osservazione all'indicazione sul mentale y. La misurazione è la concatenazione di queste due trasformazioni, che essendo due trasformazioni l'una all'inverso dell'altra equivalgono alla trasformazione unitaria e quindi mi danno il valore x. Voglio essere un pochino più preciso nella terminologia. Allora, chiamiamo x valore del misurando, chiamiamo y indicazione strumentale e chiamiamo x con cappellino valore di misura. Quindi, valore del misurando x, indicazione strumentale y, valore di misura x stimato. Quello che ho detto prima ho leggermente confuso questi termini, quindi dovremmo trattare. Allora, questo diciamo è un modellino molto semplice che vi ho proposto per il metodo indiretto. Uno potrebbe chiedersi, ma va bene anche per il metodo diretto? Oppure vale solo per quello diretto? Sì, direi che va bene anche per, forzando leggermente le cose, va bene anche per il metodo diretto, perché in questo caso la indicazione strumentale che io ottengo è già, no, il valore di misura che, immaginate, se è inciso sul mio campione, comunque è rigidamente associato al mio campione. Quindi l'indicazione strumentale è già il valore x, quindi banalmente si ha che y è ancora f di x perché è proprio x. Quindi la trasformazione di osservazione è già unitaria in questo caso, quindi a maggior ragione non sarà quella di restituzione, quella di misurazione. Quindi questo procedimento diretto si può, diciamo, ritrovare come caso particolare del procedimento indiretto, quindi vorrei proporvi di usare quel modello come modello generale, perché descrive sia il caso indiretto che quello diretto. Okay? Quindi useremo un unico modello per il processo di misurazione, indipendentemente dal fatto che lo operiamo in modo diretto o indiretto. D'accordo? Scusate, insisto ancora, poi capirete forse la ragione di questa insistenza, vi ripropongo la stessa cosa facendo un esempio numerico e ve lo illustro graficamente. Supponiamo che il nostro sistema sia governato dall'equazione y uguale a kx e che k valga 2. Allora, la osservazione sarà descritta da questa relazione. Vedete che immaginiamo di avere un misurando che valga da 1 a 10 e l'osservazione quindi varrà da 2 a 20, ovviamente. Questa è l'equazione y uguale a kx. La fase di osservazione mi dice che se per esempio il valore del misurando è 6, l'indicazione strumentale sarà 12. Quindi percorro questo grafico in questo modo e trovo che a fronte di un ingresso 6 uscite 12, cosa assolutamente banale però che voglio comunque evidenziare. Allora, cos'è la restituzione? La restituzione è l'operazione inversa. Questa volta io parto dall'osservazione, per esempio 12, percorro inversamente questo percorso che ho fatto prima e scopro che l'unico valore del misurando che può aver prodotto con l'osservazione è 6. Applicare la restituzione vuol dire percorrere al contrario quello che abbiamo fatto nella fase di osservazione, cioè fare l'inverso della trasformazione di osservazione. Allora, questa fase di restituzione posso anche mettere in grafico in questo modo. La fase di restituzione l'ingresso a y, che adesso metto in ascisse, l'equazione che descrive la restituzione è l'inversa di quella precedente, 1 su k per y, quindi un mezzo, no? Se prima era 2 adesso è diventato un mezzo, e allora a fronte di un ingresso, di una indicazione per esempio 12, so che il valore che devo assegnare è 6. Quindi il grafico che descrive la restituzione che ho ottenuto da quello precedente percorrendolo all'inverso è questo. Ma, no? Ancora è evidente che la composizione delle due mi dà luogo alla trasformazione unitaria, cioè se sono partito dal valore 6 avrò avuto l'indicazione 12, ma all'indicazione 12 grazie alla restituzione assegno il valore 6, quindi
se parto con 6, x stimato, il valore di misura, sarà ancora 6. Quindi la, il grafico che descrive la misurazione è banalmente una retta, diciamo, unitaria. Chiaro, spero, no? Tutto questo. Benissimo. Allora, se questo è chiaro, cerchiamo adesso di tradurre tutto questo in termini probabilistici. È questo che mi serve, no? Il supporto grafico, perché graficamente forse si riesce a capire meglio, in modo più intuitivo, come si fa a tradurre tutto questo in termini probabilistici. Allora, rifacciamo l'esempio di prima. Allora, questa volta, diciamo, complichiamo leggermente, perché l'equazione, adesso immaginiamo che non sia più y uguale a kx, ma si aggiunga una variabile aleatoria v, che è quella che dà luogo ad una certa variabilità, eh? Non ho più la relazione deterministica fra valore del misurando e indicazione, ma ho una certa variabilità, dovuta a questa variabile aleatoria. E per fare sempre un esempio semplice, supponiamo che la nostra variabile aleatoria v abbia questa distribuzione di probabilità, quindi possa valere 0 con probabilità 0,6, più 2 con probabilità 0,2, meno 2 con probabilità 0,1. Costruiamo un esempio semplicissimo, così come abbiamo fatto prima, no? Quando ci eravamo costruiti con l'esempio semplice per scala. Mi permettete un piccolissimo consiglio: tutte le volte che affrontate, soprattutto i dottorandi, un problema nuovo, soprattutto se questo problema ha degli aspetti concettualmente rilevanti, consiglio che guardate e cercate di costruirvi l'esempio più semplice possibile che contenga quel problema lì, no? Questo è un modo di lavorare che io trovo molto utile, eh? Quindi non abbiate paura della semplicità, perché a volte la complessità nasconde i problemi, ma i problemi veri, di tipo teorico, di tipo generale, si evidenziano quando si toglie di mezzo la complessità e si lascia solo il nucleo importante. Per fare questo conviene farsi degli esempi semplicissimi. Vedete che io ho usato un esempio di cui sarebbe difficile pensarne uno più semplice. Allora, vediamo cosa succede. Se il modello è quello adesso, dove c'è questa variabile aleatoria, per esempio, come cambia la fase di osservazione? Ma vi ricordate com'era la fase di osservazione? No? Allora, la osservazione era questo grafico qua. Adesso che si è aggiunta la variabile aleatoria v, cosa devo, come devo sostituire? Che grafico devo disegnare? Uno ha qualche suggerimento da dare? Una fascia? Sì, beh, non proprio una fascia, nel senso che io ho una distribuzione di probabilità per questa, no? Quindi cosa succederà? Partiamo da questo esempio: se l'ingresso vale 6, l'uscita vale ancora 12? No, ci sono diverse possibilità. Allora, se v vale 0, sì, vale ancora 12. V può valere anche più 2 o meno 2, quindi possiamo avere la possibilità che valga 12, ma anche 14 o anche 10. Quindi avremo 3 possibili uscite, attenzione, con probabilità diversa, perché questa avrà probabilità 0,6 pari alla probabilità che V valga 0, e le altre due avranno probabilità 0,2. Il totale deve dare 1. Avete capito perché mi sono soffermato su questo esempio banale? Perché mi preparava, no, al caso probabilistico, quindi quello che succede io lo posso rappresentare in questo modo. Ho usato, diciamo, dei pallini, no, per indicare, chiaramente il pallino più grosso vuol dire probabilità 0,6, i pallini piccoli vogliono dire probabilità 0,2. Quindi se per esempio l'ingresso vale 6, l'uscita può valere 12, 14 o 10 con queste diverse probabilità. È chiaro? Questo, diciamo, è il modo che io ritengo più semplice che ho trovato per presentare questa nozione. Ebbene, questa cosa qui, che io individuo per ogni valore di x,
tecnicamente si chiama distribuzione di probabilità condizionata, la parete vuol dire condizionata, dal fatto che x sia uguale a 0. Quindi ciò che in un modello deterministico era una funzione, adesso diventa una distribuzione di probabilità condizionata. E questa è la cosa fondamentale che c'è da capire per capire questo modello. Ripeto, la fase di osservazione, che nel caso deterministico è caratterizzata da una funzione, adesso è caratterizzata da una distribuzione di probabilità condizionata. Chiaro? È tutto, questa è la cosa fondamentale. Adesso naturalmente se questa è la partenza, ragioniamo su cosa sarà la restituzione e cosa sarà la misurazione, no? Però è importante avere preso, diciamo, la partenza col piede giusto. Avete capito? Non ho bisogno di una spiegazione. Allora, a questo punto chiedo, come sarà fatta la restituzione? Facciamo sempre il caso di prima. Supponiamo adesso, io conosco questa distribuzione, no? Perché l'ho ottenuta, diciamo, in via di principio per taratura, immaginate, no? A questo punto so che il mio strumento si comporta così, lo vado a utilizzare. Faccio una misura e provo, per esempio, se rimaniamo nell'esempio di prima, osservo 12. Allora, cosa dovrò fornire come risultato se osservo 12? Se l'indicato opzione strumentale vale 12, che dovrò fornire? La probabilità in cui vado con 12. Avrò tre valori in uscita. Esatto. Quindi tre valori di osservazione. Tre valori osservati. Che saranno? Che avranno una diversa probabilità. Certo, e che saranno questi valori? Qua 5, 6, 4, 5, 6, 6. Allora l'idea è fare esattamente quello che facevo prima quando vi ho presentato la restituzione. Questa volta parto da qua e vado a leggere il grafico in questo modo. Se leggo il grafico in questo modo, cosa mi dice questo grafico? È una cosa molto chiara, mi dice l'indicazione 12 nel caso deterministico poteva essere stata prodotta solo da 6. Adesso no, adesso l'indicazione 12 può essere ancora prodotta da 6, ma anche da 5 e da 7. Quindi la restituzione adesso diventa questa operazione qui, vedete come è semplice, no? 12 può essere stato prodotto da 5, 6 e 7 con la probabilità che non sono uguali. Questa probabilità 0,6, questa è 0,6. Vedete com'è semplice questa cosa. Guardate, questa nozione si riconduce a un stato classico bellissimo della teoria della probabilità, che è il problema della probabilità delle cause, scritto di Laplace della fine del Settecento. Non va applicata a questo problema, ma l'idea è quella, no? Dato un effetto osservato che può essere stato prodotto da più cause, assegnare, no, la giusta probabilità alle diverse possibili cause. La probabilità delle cause, la classe, ricordo l'anno esatto, insomma, se non torna alla fine del Settecento. E diciamo ciò che è lo strumento, tra virgolette, matematico, che per questo io l'ho illustrato graficamente, ma lo strumento matematico che permette di fare questo è la cosiddetta regola di Bayes, la classe. Più conosciuta forse come teorema di Bayes, ma dobbiamo più precisamente dire regola di Bayes, la classe. Insomma, al di là della storia dei termini, insomma, l'idea è questa. Allora, come abbiamo fatto prima, disegniamo un grafico per la restituzione. A questo punto vi posso naturalmente mettere in ascisse tutte le possibili indicazioni e per ciascuna di esse indicare qual è il risultato che fornirò. Attenzione, il risultato che fornirò adesso non sarà più un singolo valore, ma sarà di nuovo una distribuzione di probabilità sulla x questa volta, condizionata dal fatto che io ho osservato y uguale a 12. Quindi ancora una distribuzione di probabilità condizionata, dove però l'argomento adesso è x, l'elemento condizionante è y.
Questa non è nient'altro che l'inversa della precedente, quindi diciamo, si può dire anche che il teorema di Bayes in questo caso mi permette di realizzare una inversione probabilistica della trasformazione di osservazione. Ho fatto l'analogo della inversa deterministica. Ok? Questo, a questo punto posso ancora chiedermi come rappresento l'intero processo di misurazione. Beh, devo mettere assieme le due trasformazioni. Questo è leggermente meno intuitivo, ma insomma capite che si può fare, basta mettersi lì e fare i conti. Cerco di illustrarlo su questo grafico, ma se no lo vedete subito pazienza, insomma, si capisce che si può fare. Anzi, torniamo un attimo però dietro per un secondo. È chiaro che se il risultato è questa distribuzione di probabilità, ma qualcuno pretende che io gli dia il valore di misura, e vabbè, pazienza, gli darò come valore di misura che cosa? Il valore atteso, il valore medio di questa distribuzione, che in questo caso naturalmente è 6. Sapete cos'è il valore atteso, il valore medio di una distribuzione? No? Allora, quello diciamo è, se io devo sintetizzare una distribuzione dando un unico valore, vabbè, prenderò quello lì. Però la cosa interessante è che in questa teoria il risultato vero è tutta la distribuzione, da quella poi estraggo il valore atteso che indicherò come valore di misura e da quella estraggo tutte le figure di incertezza che uno mi può chiedere, quindi incertezza standard, incertezza estesa, no? Cioè, tutte quelle forme normalizzate di incertezza che sono richieste dalla normativa qui derivano da quest'unico risultato che mi dà tutta l'informazione completa. Ok? Quindi non sono delle cose così definite in maniera spesso un po' euristica, ma sono diciamo una conseguenza logica immediata di questo risultato generale. A questo punto, nel considerare l'intera catena di misura, vado a cercare il legame che c'è tra la x all'ingresso, quindi il valore del misurando, e la x stimato, quella col cappello, cioè il valore di misura. Come faccio a fare questo? Beh, ripeto, qui è un pochino più complicato, insomma, provo a spiegarlo, ma anche se per caso non fosse chiarissimo, è chiaro che si tratta di concatenare le due trasformazioni. Proviamo a spiegarlo. Allora, supponiamo di nuovo di partire da 6. Allora, se parto da 6, la osservazione mi dà questi tre valori, con queste probabilità. Bene, allora, vediamo cosa succede per esempio se esce 14. Se esce 14 io applicando la restituzione darò questa distribuzione di probabilità. Se adesso però prendo il valore atteso di questa distribuzione e fornirò 7. Quindi se l'ingresso è 6, il valore atteso sarà 7 e questo succederà con probabilità 0,2, cioè nell'eventualità che y valga 14, però è una sola delle tre possibili eventualità. Se y invece vale 12, allora io darò questa distribuzione e qui il valore atteso è 6, quindi il risultato finale sarà 6 con probabilità 0,6, analogamente per 5. Quindi a fronte di un ingresso x, per esempio 6, i valori finali, cioè le x stimato, potranno essere 5, 6 e 7 con queste probabilità. Quindi questa è la composizione delle due trasformazioni che mi caratterizza l'intero processo di misurazione. Allora, nel caso ideale veniva una retta unitaria, qui viene ancora una distribuzione di probabilità, diciamo, centrata sulla retta unitaria, no? Cioè, con un po' di dispersione a causa di espressione. Vedete come le cose, no? Tornano abbastanza bene. Ecco, questo è, diciamo, il modello probabilistico del processo di misurazione che vorrei proporre. Allora, se partite all'inizio dicendo che è data una scala, io posso misurare in due modi, o direttamente o indirettamente, ma in entrambi i casi vale lo stesso modello deterministico e quindi in entrambi i casi quel modello deterministico si può tradurre in questo modello probabilistico. Il modello probabilistico del processo di misurazione che vi propongo è costruito in questo modo. È chiaro abbastanza?
possiamo, che abbiamo visto l'esempio, possiamo dirlo a parole, eh? Detto a parole, in osservazione, per ogni valore di misurando x avremo in generale una probabilità di indicazioni strumentali possibili caratterizzata nella distribuzione di probabilità che sarà una p di y dato x, distribuzione delle indicazioni dato ogni singolo possibile valore del misurando. La restituzione si può effettuare mediante un'operazione che vi ho illustrato graficamente e che può essere interpretata come un'inversione probabilistica della trasformazione di osservazione che è ottenibile mediante la regola di Bayes Laplace. Questa inversione mi dà come risultato finale una P di Y di X dato Y. Si può vedere che questa è proporzionale alla P di Y dato X interpretata però come funzione di X a Y fissato, no? Cioè quel taglio che io ho fatto in verticale sul grafico e quindi mi va a fissare il valore della Y e andare a leggere la corrispondente distribuzione di Y di X. Nel caso dell'esempio quello era già il risultato finale, nel caso generale questo è vero a meno di un'operazione di scalatura, cioè può succedere che facendo quel taglio lì io trovi una distribuzione che non somma 1, allora devo riscalare in modo che somma 1. Però a meno di un'operazione di proporzionalità, questo è ciò che succede. Ottenuta questa distribuzione, il valore di misura, value, può essere definito come il valore atteso di questa distribuzione data y. In realtà non è esatto dire valore atteso, perché io vi ho presentato diversi tipi di scala di misura. Allora, il valore atteso è ben definito se siamo su una scala forte, quindi su una scala di rapporto di intervalli. Se per esempio fossimo su una scala ordinale, non si può definire il valore atteso, però si può definire un parametro, diciamo, che svolge la stessa funzione, che sarebbe in quel caso la mediana. Allora, più in generale diciamo che l'operazione che io faccio per ottenere il valore di misura è considerare un appropriato parametro di posizione della distribuzione che ottengo. Formulato in questo modo più generale, questo vale non solo per le scale superiori ma anche per quelle più deboli. Questo si vuole una finezza, insomma. Infine, diciamo, l'ultimo passaggio è che la misurazione può essere descritta combinando le due trasformazioni. C'è una formuletta che permette di fare questo, non voglio entrare nei dettagli matematici, basta sapere che si può fare questa convergenza. Chiaro? Quindi vedete come tutto sommato, ecco, a questo punto abbiamo composto la teoria, perché prima ci siamo costruiti la scala, e quello era necessario, altrimenti non sarebbe niente, però non basta costruire la scala, bisogna anche poi, diciamo, avere una teoria, insomma, una visione d'insieme su cosa significhi misurare rispetto a quella scala. Questa teoria, in termini probabilistici, mi pare che si possa presentare. Bene, a questo punto allora vediamo una conseguenza di questo. All'inizio, quando vi ho accennato al problema del sistema di misura, vi avevo detto, serve il sistema di misura? Beh, io direi di sì. Perché serve? Serve per questo. Cioè, quando noi costruiamo la scala, nella scala non ci sono tutti gli elementi della classe di oggetti che stiamo considerando, no? Quindi poi dovremo fare delle misure prendendo in esame oggetti che appartengono alla classe degli oggetti ma non stanno nella scala. E per fare questo abbiamo bisogno di un procedimento che ci permetta di effettuare misure data la scala preassegnata. Questa è la ragione per cui serve lo strumento di misura. In linea di principio potrebbe anche non servire, se noi, diciamo, costruissimo la scala mettendoci tutti gli elementi della classe di oggetti. Ma questo non è il caso in generale. Tuttavia, dico questo perché mi voglio un po' raccordare con i problemi di misurazione in psicologia, per esempio. I psicologi a volte, o spesso, non si preoccupano di avere uno strumento di misura,
Ma perché? Perché loro considerano una classe, diciamo, di oggetti, insomma, di proprietà, e costruiscono la scala rispetto a quella classe e poi non si preoccupano di considerare altri elementi. Allora questo in alcuni casi darsi che vada bene, eh? Allora in quel caso lì non c'è bisogno dello strumento di misura, ma solo in quel caso, eh? In tutti i casi in cui nella scala non sono contenuti tutti gli oggetti interessanti, allora abbiamo bisogno di uno strumento, di uno sistema di misura. Quindi questa è la mia risposta alla prima domanda: serve lo strumento di misura? Però a questo punto che cos'è lo strumento di misura? Ecco, diciamo che la teoria che vi ho proposto, secondo me, diciamo, ci permette anche di fornire una definizione di strumento, di sistema, strumento di misura. E vi propongo questa definizione, un po' articolata ma necessario, insomma, essere espliciti. Allora, innanzitutto è un sistema empirico, qualcosa che esiste nella realtà, non è un'astrazione. E la cosa caratteristica è che questo sistema deve interagire con gli oggetti portatori della condizione esame. E a causa di questa interazione produce l'uscita osservabile, la Y, sulla base della quale è possibile assegnare un valore al misurando in accordo con una scala precedentemente definita. Così mi pare che sia, diciamo, una possibile definizione che dice qual è realmente la funzione dello strumento o sistema. Però attenzione, se questa è realmente la funzione del sistema di misura, ci sono dei casi di misure basate sulla percezione in cui si può fare così. Supponiamo di avere definito una scala di riferimento, immaginiamo, facciamo un esempio semplicemente comprensibile, siamo interessati all'intensità percepita di un certo tipo di suoni. Allora ci costruiamo una scala, no? Dove grazie a un certo esperimento abbiamo realizzato questa scala di suoni e abbiamo assegnato in maniera appropriata un valore a questi elementi. Adesso dobbiamo confrontare un suono incognito per sapere in quale posizione della scala si trova. Ebbene, questo può essere fatto in che modo? Diciamo, facendo ascoltare questo suono e i suoni di riferimento a un certo numero di persone. Tecnicamente si dice una giuria o un panel. Diciamo, facendo una media, no, dei risultati di questo test di giuria, si arriva, diciamo, ad assegnare il valore che compete a questo suono, meglio la distribuzione di probabilità che compete a questo suono. Ebbene, domanda, questa cosa, cioè l'insieme della scala di riferimento precedentemente costruita, della giuria opportunamente scelta in modo che sia rappresentativa, no, della popolazione che mi interessa considerare, e diciamo l'interfaccia sperimentale che permette alla giuria di ascoltare i suoni, è o non è un sistema di misura? Cosa ne pensate voi? Ecco, secondo me, se noi applichiamo questa definizione, questo, diciamo, se tutte le cose sono fatte bene, dobbiamo riconoscere che è un sistema di misura. Guardate che tesi ardita, però diciamo, secondo me deriva, diciamo, come logica conseguenza, dall'aver definito il sistema di misura in questo modo. Okay? Questa, diciamo, è una possibile soluzione all'annoso problema se, diciamo, le misure in ambito percettivo possano essere considerate tali, visto che spesso non sono condotte con degli strumenti fisici, ma sono condotte per esempio in questo modo, nel test di giuria. Allora, la mia risposta è: se realmente questo sistema permette di fare queste cose, che non è banale da dimostrare, perché vedere che la giuria sia rappresentativa, sono varie condizioni, non è una cosa semplice, però supponiamo che questo sia vero, cioè che il sistema si comporti realmente così, a mio avviso, secondo me, non ci sono obiezioni di natura teorica per poter dire che quello non è un sistema. Tesi sulla quale mi invito a riflettere. Allora, la
sintesi delle cose che vi ho visto, che adesso non vi sto a illustrare, la trovate specificamente sull'articolo. Allora, questa teoria della misurazione si compone di due parti, misura della scala e processo. Per entrambe possiamo fare sia una condizione deterministica, quindi varie teorie della rappresentazione qua, oppure il modello deterministico del processo che vi ho proposto prima, e l'analogo probabilistico, quindi teoremi della rappresentazione espressa in forma probabilistica e la teoria probabilistica del processo di misurazione. Questa stessa diciamo, tabella la trovate anche sull'articolo, con qualcosa di più. In realtà ci sono anche delle condizioni di interfaccia tra queste due che però non vi sto a illustrare, insomma, non si può fare tutto. Cioè, a meno di queste condizioni di interfaccia, cioè, il grosso della teoria è fatto da queste due parti. E la stessa cosa, diciamo, si può esprimere graficamente con questi due schemi che su cui non mi soffermo. Dunque, la conclusione della presentazione di questa teoria mi pare possa essere che proposto una teoria probabilistica della scala di misura e un modello probabilistico del processo di misurazione. Questa, diciamo, è la conclusione. Se avete ancora un po' di tempo, di pazienza, vi farò solo qualche cenno a possibili applicazioni. L'applicazione principale però, secondo me, è quella che vi dicevo prima, no? Cioè se questa, come ogni altra teoria, è ritenuta accettabile, la cosa fondamentale che ci permette di guardare, di avere uno sguardo d'insieme sul processo di misurazione, sulla misurazione nel suo insieme, no? Quindi sapere che c'è la fase della scala, la fase del processo e avere un modello molto generale di entrambe. No? Questo è quindi di orientarmi un po', no? Cioè, comunque sia, no? L'idea è che comunque sia la misura di cui voi vi occupate, che sia fisica o no, possa trovare in questo schema, possa ritrovarsi in questo schema. No? Sarete voi, insomma, a verificare se questo è vero o non è vero. Quindi lo scopo generale di una teoria è dare un quadro d'insieme. Naturalmente da questo quadro d'insieme poi derivano anche delle indicazioni più applicative, di cui adesso vi faccio qualche cenno. Allora, le tre grandi filoni di applicazione mi pare possano essere questi. Allora, ovvio, la prima, no? Misura di grandezza legata alla percezione, è visto come è stata mia cura è cercare di presentare una teoria che fosse il più possibile generale e quindi applicabile anche nell'ambito percettivo, quindi in quell'ambito lì diciamo, potrebbe essere particolarmente interessante. Noi stiamo lavorando anche a livello sperimentale in questa direzione, quindi questa è la prima classe di applicazioni che volevo citare. Poi ovviamente il problema della valutazione dell'incertezza di misura espressa e realizzata questa valutazione in termini probabilistici è un altro filone di applicazione e, legato strettamente al secondo, anche la valutazione dei rischi associati all'incertezza di misura. Dico solo due parole per illustrare questi termini. Allora, vi dicevo prima che queste grandezze legate alla percezione sono al momento di un certo interesse. Ho estratto due frasi da queste colle europee, Imagine Impossible. Cosa dicono queste colle? Molti fenomeni di significativo interesse per la scienza contemporanea sono intrinsecamente multidimensionali, è un po' il discorso che ho detto prima, e multidisciplinari, con forti, diciamo, ricoprimenti, correlazioni fra scienze fisiche, biologiche e sociali. Quindi ci si tace di una teoria che non sia valida solo per un dominio scientifico unico, e servono anche prodotti e servizi, sono di interesse per i consumatori in relazione a parametri di qualità, bellezza, comfort che sono mediati dalla percezione umana. Tutti questi fattori, la percezione, quindi la necessità di avere misure anche del percepito. Qui c'è uno schema di test di giuria, caso acustico, questi schemi di giuria si possono realizzare in un opportuno ambiente nel quale vengono presentati dei suoni con
di quanto sistema di riproduzione, e vengono poste delle domande a fronte di questi suoni, per esempio domande che riguardano il confronto, no, da un certo punto di vista tra questi suoni, e dalle risposte, diciamo, di questa giuria, elaborazione, si può per esempio cercare di costruire una scala, nelle fasi che dicevo prima. I test di giuria possono essere impiegati sia per costruire la scala di riferimento, quello che gli psicologi chiamano scaling, e allora questo mi posso servire la teoria probabilistica della scala di misura che ho implementato. Lì naturalmente le relazioni non sono deterministiche, addirittura una grande variabilità. Insomma, io prima, per farvi un esempio di relazione probabilistica, ho dovuto un po' diciamo, far fatica. Io in fatica non ne faccio per niente, perché è chiaro che se io propongo lo stesso confronto fra due suoni nella giuria, è difficilissimo che ottenga che tutti quanti diano la stessa risposta. La norma è avere una distribuzione di probabilità, cioè avere una certa probabilità che la risposta sia in un senso e una probabilità che la risposta sia nell'altro senso. Quindi qui la probabilità emerge proprio con la stessa. Ma lo stesso test di giuria, come ho detto prima, può essere anche utilizzato per effettuare misure date una scala preassegnata, quindi quella definizione del sistema di misura che vi ho proposto. Noi per esempio abbiamo curato anche delle applicazioni pratiche, insomma, di queste tecniche, seguendo la questione di misure di qualità del suono in macchine per l'automazione postale. A Genova è un'azienda che utilizza in questo settore e che era proprio interessata, diciamo, a garantire che le macchine di sua produzione fossero non solo in accordo con le norme, con le prescrizioni quantitative, ma fossero anche ottimali sotto un profilo qualitativo. Quindi abbiamo fatto queste misure e hanno dato indicazioni di miglioramenti per il design che tenessero conto anche degli aspetti percettivi. Veniamo alla seconda delle applicazioni che vi citavo. Riguarda la valutazione dell'incertezza di misura, voi sapete che si può fare non necessariamente in termini probabilistici, la guida per la valutazione dell'incertezza propone dei metodi che, diciamo, usano molto blandamente la nozione di probabilità e comunque danno dei risultati che non sono, che sono delle deviazioni standard o degli intervalli. Però, diciamo, come ho cercato di immaginare, esprimere il risultato della misurazione mediante una distribuzione di probabilità, questo rappresenta il modo più generale di affrontare il problema. No? Da questo naturalmente si possono poi dedurre i parametri richiesti alle norme, in particolare questo può essere particolarmente utile quando viene richiesta l'incertezza estesa, perché il procedimento in caso della norma in alcuni casi può dare dei risultati che non sono soddisfacenti, mentre in questo caso abbiamo, diciamo, che il l'incertezza estesa è valutata direttamente da una distribuzione. Ecco, un problema importante è quello di trattare sia le componenti casuali che quelle sistematiche. Questo è stato uno dei principali motivi, uno dei principali scopi che ha avuto proprio questa guida alla valutazione dell'incertezza. Adesso io non posso naturalmente soffermarmi su questo. La soluzione che propone la guida è una soluzione sicuramente accettabile così dal punto di vista applicativo, però è basata su considerazioni di tipo heuristica, no? Cioè questo procedimento è ragionevole, ma non c'è una teoria che lo supporta. Ecco, in questo caso noi riusciamo a fornire una teoria che dice esattamente come si debbano trattare queste due componenti. Non posso illustrarlo perché tempo, però diciamo posso solo dirvi che è possibile trattare in modo assolutamente probabilistico entrambi i componenti. C'è un mio lavoro esplicitamente su questo che trovate in bibliografia dell'articolo che vi ho dato, è un lavoro del 2003, Probabilistic Model of the Measurement Process, quindi se avesse piacere di approfondire questo aspetto è come già si può. Infine, se io ho una distribuzione di probabilità invece che semplicemente una deviazione standard, posso anche valutare il rischio diffusionale associato a una certezza di misura. Su questo vi dico qualcos'altro. Ecco,
Ecco, per quanto riguarda la composizione di variazioni casuali e effetti sistematici, vi dico solo quello che viene fuori. Allora, nel descrivere il processo di osservazione, io vi ho proposto una distribuzione di probabilità delle indicazioni condizionata dal valore del misurato. Quindi se si vuole tenere conto anche degli effetti sistematici, il modello si complica un po' e si ha una famiglia parametrica di distribuzione di probabilità condizionata, dove gli elementi, dove il parametro o i parametri sono proprio le grandezze di influenza. Anche lì, il modello matematico è più complicato, però comunque diciamo trattabile, e si riesce diciamo a effettuare la restituzione anche in questo caso. La restituzione in questo caso non si può fare più solo utilizzando la regola di Bayes e Laplace, ma richiede anche la contemporanea applicazione del principio della probabilità composta, che comunque un altro principio diciamo rigoroso della probabilità. E questo solo per dirvi che è possibile questa cosa qui, anche se oggi ovviamente non possiamo fare. Abbiamo anche sviluppato del software, perché è chiaro che se vogliamo lavorare in termini di distribuzione abbiamo bisogno del software, questo software che ormai già che sviluppiamo già da diversi anni, usa diversi strumenti, il calcolo dentro di distribuzioni congiunte, tecniche di convoluzione e anche una simulazione di Monte Carlo. Abbiamo fatto così un'applicazione in esercizio diciamo insieme all'NTL, partendo da un esempio della guida alla gestione di incertezza, complicandolo ulteriormente e trattandolo in termini probabilistici. Queste sono le distribuzioni congiunte che vengono fuori considerando le componenti aleatorie, e poi diciamo la distribuzione finale che tiene conto anche delle componenti sistematiche si presenta poi in questo modo. Abbiamo considerato sia una versione linearizzata sia la versione non lineare. Nel caso non lineare è particolarmente utile integrare queste cose con la simulazione di Monte Carlo. Ultimo argomento, analisi dei rischi associati all'incertezza di misura. Facciamo il caso di un test di conformità. I test di conformità sono qualcosa di molto generale, valgono nel manifatturiero, no? Conformità di un pezzo alle sue specifiche, ma valgono anche tutte le volte che dobbiamo valutare se una certa situazione è conforme a certe specifiche, in caso ambientale per esempio. Ebbene, si possono definire due tipi di rischi, utilizzando un linguaggio che viene dal manifatturiero, sono detti rischio del produttore e del consumatore. Il rischio del produttore è la probabilità che un oggetto o una situazione ritenuto non conforme invece lo sia, a causa dell'errore, misura, io ho scartato un pezzo che invece poteva essere buono. O l'opposto, il rischio del consumatore, ho accettato un pezzo che invece ha un difetto. E poi questo rischio può essere locale, cioè se riferito a un singolo oggetto, oppure globale, se riferito all'intero processo. Ebbene, tutto questo, tutti questi rischi sono delle probabilità, per poterle calcolare ho bisogno di avere il risultato delle misure espresso come distribuzione di probabilità. E si possono fare varie considerazioni progettuali, no? Cioè, per esempio nel caso classico avete una soglia, un fattore precauzionale che vuol dire ridurre la soglia per essere più tranquilli, e poi il processo di misurazione. Allora, per esempio posso scegliere il fattore precauzionale migliore assegnato alla soglia del processo di misurazione, oppure posso confrontare processi di misurazione diversi assegnato alla soglia del fattore precauzionale. Quindi varie considerazioni anche progettuali si possono sviluppare grazie ad un approccio probabilistico. Questo è diciamo, il cuore, senza entrare nel dettaglio, il cuore del calcolo è la distribuzione congiunta tra valore del misurando e valore di misura, che è figlia di quella distribuzione che vi ho mostrato prima, la più di x estremata dato x, dove in più ci vuole una distribuzione dei valori del processo. Allora questo è un esempio che si riferisce appunto a caso in cui la distribuzione del processo abbia questo andamento, questa è la distribuzione di misura, la distribuzione congiunta di questo genere si possono valutare i rischi. Quindi riassumendo e concludendo, riassumendo sulle applicazioni, allora abbiamo visto due argomenti, scala di misura del processo,
possibili applicazioni della scala di misura sono misurazioni di grandezza legate alla percezione nella fase di costruzione della scala. Ecco, queste sono applicazioni invece che noi non abbiamo ancora trattato, ma che in linea di principio potrebbero esistere, quindi suggeriscono possibili spunti di indagine. Non è detto per esempio che i confronti interlaboratorio, che sono un argomento di grande interesse per la metodologia, non possano, diciamo, avvalersi di quella nozione, no? Di quella teoria probabilistica della scala di misura, perché un confronto interlaboratorio in realtà è un procedimento di costruzione di una scala di misura, quindi potrebbe essere utile usare quella teoria. Poi può darsi che in scale particolari, non so, dove i domini fisici un po' estremali, considerare già la scala in forma probabilistica possa essere particolarmente utile, altre applicazioni potete pensare lo stesso. Per quanto riguarda il processo di misurazione, allora la valutazione dell'incertezza, soprattutto naturalmente per le misure importanti, che se una misura, diciamo, di basso livello, non può essere il caso di scomodare un approccio probabilistico. Poi per misure importanti, viceversa, diciamo, fare delle valutazioni, il processo di valutazione dell'incertezza, per esempio le misure primarie, è qualcosa di molto impegnativo, richiede degli esperimenti laboriosi, richiede anche tecniche numeriche. Allora, a mio avviso, quando si è fatto tanta fatica è quasi un po' uno spreco non presentare solo una deviazione standard, potrebbe essere, diciamo, interessante presentare il risultato sotto forma di distribuzione di probabilità. Migliore valutazione di incertezza estesa, questo l'ho già accennato, posizione dei rischi associati all'incertezza in misura di decisioni cliniche, che possono riguardare sicurezza, salute, ambiente e metodologia legale, perché no, anche la metodologia forense forse. Ancora la misurazione di grandezza legata alla percezione, nella fase di misurazione data una scala preassegnata, quindi quella nozione di processo di misurazione che io ho proposto. Conclusioni. Le teorie probabilistiche della misurazione, l'obiettivo principale per me rimane orientarsi per le problematiche di misura, però anche se possibile raggiungere una visione unica della misurazione per diverse discipline, in modo da poter avere un approccio scientifico con le misure multidisciplinari che adesso per esempio la comunità europea ritiene importanti, e poi impostare con l'applicazione. Ringrazio la vostra attenzione.